Buongiorno. Ieri, nell'intervento di ieri, ho trattato un argomento che mi sembra fondamentale, cioè l'incapacità della scienza, della cultura di risolvere i problemi sociali. Cioè si parla di andare sulla Luna, di meccanica quantistica, del bosone di Higgs, c'è tante altre cose, ma i problemi sociali sembra che invece di essere risolti si aggravino. Ecco, oggi 21 febbraio 2017, se apri il telegiornale, tre rumeni scappano con il lenzuolo dal carcere da un carcere toscano. Una bambina di 7 anni ripetutamente violentata dal compagno della madre non ottiene giustizia, perché la pratica giudiziaria che riguarda il criminale resta ferma per 9 anni al Tribunale d'Alessandria. Un marocchino senza fissa dimora che ha sposato una donna dalla quale ha avuto una figlia, cioè ha sposato, convive con una donna dalla quale ha avuto una figlia, scappa con la bambina. Cosa succede alla bambina non si sa, comunque viene ricoverata al pronto soccorso con gravi danni. Scoppia il caso dello Stato che finanzia le associazioni di omosessuali, delle sedi in cui avvengano orgie incredibili a spese dei cittadini. Ecco, mi fermo qui, potrei continuare. Questo è di oggi, 21 febbraio 2017. C'è qualche responsabilità di queste cose? Assolutamente no. Il procuratore di Torino ha semplicemente detto che in questi casi dobbiamo scusarci con i cittadini per il fallimento della giustizia. Non è la prima volta che lo sentiamo, però non cambia assolutamente nulla. Cioè, quali sono i problemi di cui si occupa la giustizia, la scienza, perdono? Quali sono i problemi? I problemi di cui si occupa la scienza sono i gender. Ecco, i gender, il problema dei gender, il problema del cambiamento di sesso, il problema dell'omosessualità. E infatti, in un servizio, viene citato il caso nella sola Londra, i cambiamenti di sesso dal 95 sono diventati 1600 nell'arco di un anno. E questo è quanto. Questi sono i problemi di cui la società si occupa. Scrive libri, studiosi, fanno, eccetera, no? Allora, la domanda è perché? Perché? Uno studioso, Tom Nichols, ha scritto un libro, The Diet of Expertise, cioè la morte dell'esperienza, e dice diverse cose, a cominciare dal fatto che le emozioni sono ritenute più importanti dei fatti. Ecco, delimitiamo e cominciamo a buttare le luci sul perché avvengano le cose, no? Egli sostiene che quanto più uno stupido, tanto meno è convinto di essere stupido. Ecco, questo lo sapevamo già, però la scienza ce lo conferma. Poi, ecco, continuando nella citazione, c'è stata una battaglia contro i vaccini. Ora io non ho competenza scientifica per dire se sia giusto o sbagliato vaccinarsi o non vaccinarci, ma questo ha fatto emergere un dato. Le mamme, perché le donne sono sempre in prima fila, questo spiega anche perché l'emozione condiziona così tanto la nostra società e rende difficile la soluzione dei problemi, no? Chi si oppone ai vaccini, cioè le mamme, lo fanno molto di più le donne istruite che non le donne incolte. Tanto che Nicholson sostiene
che l'istruzione di massa è un disastro epocale, cosa che modestamente il sottoscritto ha affermato in molti interventi scritti e filmati. È un disastro totale. Perché? Per la semplice ragione che da parvenza di cultura, da parvenza di conoscenza, cioè lo stupido colto è pericolosissimo, perché è convinto di conoscere cose che in realtà non ha capito. Ed è un dramma. Se a questo aggiungi l'emotività diffusa, che è una caratteristica marcatamente femminile, ovviamente gli uomini non ne sono esclusi, ecco, abbiamo la ragione per cui questa società si avvia gradatamente allo sfascio, mentre la scienza si occupa di tutt'altro. A parte il pasdaran del progresso che continuano a insistere su questo era meglio oggi perché una volta, eccetera, tutto vero, tutto verissimo, nessuno mette in discussione o fa dei paragoni. Il problema è che i progressi della scienza e della tecnica non corrispondono a problemi sociali che anzi si aggravano. Si creano due mondi, ecco il punto su cui ho insistito ieri e ritorno oggi. E questo è il punto fondamentale. Quindi il risultato di tutto questo è che, prendiamo per esempio nel campo dell'arte, no? Leggo una critica, un ricordo di Cunellis, che è morto qualche giorno fa, di Angela Vettese, che scrive un articolo, il suo solito stile, un po' così, è una donna di gran successo e quindi si permette di dar libero sfogo alle proprie... E scrive questa signora della critica: la pittura deve essere libera di dilatarsi in ogni lato nel tempo. L'artista avrebbe utilizzato, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire dilatarsi? Cosa vuol dire la pittura deve essere libera di dilatarsi? È una frase senza senso, che suona bene, dilatarsi avrà un significato, però chiaramente non è un significato che sia molto comprensibile. Ecco, questo è il modo in cui si affrontano le cose, ecco perché lo cito. Cioè, lo stesso meccanismo, e questo è il punto sul quale io non mi stanco di ritornare, e lo stesso meccanismo mediante il quale i cosiddetti intellettuali, filosofi, critici d'arte giustificano determinati avvenimenti artistici e determinate opere, è lo stesso meccanismo per cui si giustificano per esempio la delinquenza. Dici, cosa c'è? C'entra moltissimo, perché i sofismi della giustizia la snaturano. Alla fine si discute su dei dettagli anche evidenti e non si arriva mai alla punizione di un colpevole. Ci vogliono 20 anni per giudicare uno stupratore preso sul fatto, confermato, accertato, che... e questo rimane libero per 20 anni e non fa un giorno di galera, rimane libero. Questa è la giustizia, questo è il meccanismo mentale della cultura, non solo giuridica, ma la cultura in generale, questo meccanismo di adulterazione della realtà è in tutti i campi. Allora io mi chiedo, cosa serve la scienza? A cosa serve se non si occupa concretamente dei problemi che noi ci troviamo a vivere? Cioè, anche la scienza giuridica è comunque una scienza e dovrebbe arrivare a conclusioni consentano una certezza della pena, ovviamente influenzando la politica, ma invece c'è un sostegno allo sfacelo reciproco. Cioè, la politica gode del consenso delle masse ed è soggetta a lobby più o meno note, più o meno evidenti, e la scienza non dà, la scienza giuridica. Noi abbiamo un certo Manconi, che è presidente di una commissione costituzionale, non so, qualcosa del genere alla Camera, il quale ha scritto un articolo sul Corriere sostenendo che il carcere andrebbe abolito. Pensiamoci, cioè, una cosa
da dare i numeri. Cioè, un criminale che ammazza 10 persone, perché la conclusione sarebbe questa, no? Non viene emarginato, no, resta libero nella società. Gli danno gli domiciliari, non so, gli daranno una multa pesante. Siamo alla follia pura. Cioè, se venisse un marziano sulla Terra e vedesse le situazioni, dico, saremmo veramente, abbiamo perso il senno. Abbiamo perso il senno. E c'è un bellissimo articolo di Bencivenga, un autore che io stimo, il quale parla di Volta Gabbana, cioè questo c'entra molto col discorso che sto facendo. Cioè, lui dice, scelta potrebbe essere diversa, che tutta senza nessun motivo, una scelta senza nessun motivo, che siccome è motivata e irrazionale e assurda, ma ciò non impedisce di rimanere serenamente con i piedi per terra. Questo è quanto. E in questo articolo, Volta Gabbana l'americana, Bencivenga affronta da un'altra ottica visuale il problema di cui io sto parlando, e cioè di tutta una schiera di intellettuali cosiddetti di sinistra, che sono poi diventati portabandiera della destra o comunque si sono inserite nelle istituzioni. In Italia è tutta la magistratura, l'avvocatura, il Parlamento, il giornalismo, è pieno di soggetti del genere. Potrei fare un elenco infinito. I quali, in pratica, attraverso l'ideologia, difendono il proprio interesse, perché la loro vita personale sicuramente è migliore di milioni di persone che loro dicevano e magari dicono ancora di dover sostenere. E qui è questo il punto, cioè tutta una serie di Volta Gabbana, tutta una serie di persone che si è parlato addosso, che ha scritto libri inutili, che ha detto una serie di insipienze, no? E che però è lì, che continua a farlo. L'esempio che cito spesso è Scalfari, è uno di questi. Cioè, noi abbiamo, è pieno, le redazioni dei giornali, le televisioni, il Parlamento, ripeto, è pieno di gente così in Italia. E questa è la ragione per cui si moltiplicano i fatti che ho citato all'inizio. C'è un'entropia sociale incontenibile. E questo incide in tutti i campi, anche nel nostro, nel campo dell'arte ormai, non è più una questione di studio, di conoscenza, di approfondimento, di calma, considerazione. No, ormai è tutto un ritmo serrato, mondano, un aggiornamento continuo, la novità, la sorpresa, la provocazione. E bisogna stare dietro a queste cose, tingersi i capelli di blu, assumere atteggiamenti strani, fare delle... Allora vieni preso in considerazione... E magari vieni ospitato nelle gallerie, se sei una persona tranquilla, che ama il proprio lavoro e svolge il proprio lavoro, sei automaticamente emarginato. Anche questo è frutto dell'entropia sociale, dell'ignoranza grave che domina la nostra società. Ignoranza ed emotività sono la cifra di questo nostro tempo, in cui concorre, come purtroppo ripeto spesso, il dilagare della presenza femminile in tutti i campi. Qui non si tratta di differenze, maschilismo, tutte queste sciocchezze che servono per confondere le idee, si tratta semplicemente di prendere atto che le donne sono emotivamente molto più fragili, il che non è un difetto, tutt'altro, è una qualità, ma dipende da dove sei, da che ruolo svolgi, dal numero di questo sale della società, che se è eccessivo diventa una società come una minestra, ecco, troppo immangiabile. Ecco, è esattamente quello che sta avvenendo in questa nostra società. Io mi continuo a citare la ministra che presenta una laurea falsa e resta al proprio posto. Questa qui si batte a favore dei gender.
come la terza carica dello Stato, la Boldrini, si batte a favore di omosessuali, delle cosiddette libertà femminili, eccetera, eccetera. E tutto questo cosa ha a che fare con la società, con la giustizia, con l'equità, col tenere a bada i fenomeni dilaganti di criminalità e tutta una serie di disordini e di situazioni difficili che vivono soprattutto i poveri? Questa è una cosa che non dovrebbe mai essere dimenticata, invece è semplicemente ignorata. Ecco, questo è quanto. Quindi il problema della cultura, della scienza e della politica, però la cultura e la scienza influenzano la politica, che infatti è dominata da ignoranti anche lì nella maggior parte dei casi, ecco, crea una situazione insostenibile. Io non so bene quale sarà l'esito di questa triste storia sociale che l'Italia sta vivendo, ma sicuramente non è consentito ottimismo, cioè l'ottimismo equivarrebbe a una forma di stupidità assoluta, di ignorare la realtà dei fatti. Ecco, riflettete su questo, queste mie opinioni, per quello che valgono, e traete le vostre conclusioni. Buongiorno.